Altra novità del marchio Milo che presentiamo qui in fiera al Carpo Italy 2014 è il lettino Morfeo. La caratteristica del lettino Morfeo, come potete vedere, sono le sue dimensioni. Dimensioni possiamo definirle ad ovetto, in quanto la sua forma, magari rispetto allo standard del classico lettino, risulta più compatta, in quanto permette a noi stessi di rimanere abbastanza serrati e fermi all'interno del nostro, diciamo, lettino abitacolo. Il lettino Morfeo è dotato di un tessuto laterale antiscivolo e antistrappo, ovviamente anche impermeabile, e al suo interno tutta la banda centrale avente una densità regolare che ci permette di poggiarci in totale comfort, avendo poi un tessuto in spugna leggera che garantisce un ottimo comfort. Altra particolarità del lettino Morfeo sono le sezioni poggia terra che ruotano a 360 gradi, ovvero permettono di regolare l'inclinazione in base alla pendenza in cui ci troviamo. Altra particolarità del lettino Morfeo è questa banda di rinforzo situata sotto lo strato principale. Questa sezione di rinforzo ha come scopo principale di non farci acconcare nelle fasi del nostro riposo. La struttura del lettino Morfeo è caratterizzata da 6 gambe regolabili ad un'altezza che possono variare dai 20 ai 60 cm di altezza, rimanendo in totale comfort in base alla pendenza del terreno. Le gambe sono estendibili tramite una mollettina situata all'interno della gamba principale che permette di estendere fino a un massimo di 30 cm la sezione della gamba principale. Altra particolarità che rende questo lettino davvero interessante è lo sgancio rapido tra il telaio interno ed esterno. Grazie a questa molletta, quindi con un semplice clic, avremo serrata l'intera struttura. Altre novità 2014, i nuovi avvisatori digitali si chiamano Nix, che in pratica è un'evoluzione dei collaudatissimi BT-B8. È costruito con materiale adatto a resistere alle intemperie. Anche questo ha la peculiarità che non ha più le pile, ma ha bensì una batteria ricaricabile con la possibilità di ricaricarla dalla rete e anche dalla presa 12 volt dell'automobile con cavi forniti. La centralina ha un range di almeno 250 metri. Come funzionalità ricalca in pratica i vecchi, per modo di dire, il BTB8, accensione tramite tasto del volume, 4 gradi di regolazione per volume, tono e sensibilità, ha 2 LED grandi, quello di destra rosso per tutti che rimane acceso un secondo, quello di sinistra, che è quello classico nei vari colori rosso, verde, blu e giallo, rimane acceso 20 secondi. Il tono in uscita e in entrata è diverso. Anche questo è dotato di 2 prese, la presa uscita jack per l'avvisatore visivo e la presa per la carica della batteria. È dotato di luminosità crepuscolare, quando al calare della luce del sole si accendono i tastini davanti del colore, dello stesso colore del LED sinistro.
Oggi presentiamo l'ultimo arrivato degli avvisatori digitali di Milo, si chiama First, è un set composto da 4 avvisatori più la ricevente. La peculiarità maggiore è che non ha più la pila, ma una batteria ricaricabile come il cellulare praticamente. Sono molto piccoli, leggeri, hanno una funzionalità molto semplice, tasto di accensione che funziona per selezionare volume, tono e sensibilità. Tramite queste 2 file di LED ci avvisa se il filo è in uscita o in entrata, quindi sappiamo se il filo sta uscendo o se magari un Amur fa una calata. Abbiamo la fila dei LED crescente quando il filo esce e calante quando il filo rientra. Ovviamente sentiamo anche la differenza di tono. Per regolare il volume accendiamo con il tasto di selezione, aumentando i LED ci indicano il livello. Per il tono stessa cosa per la selezione della sensibilità. Ulteriormente abbiamo la possibilità di regolare la luminosità dei LED per le pescate in diurna o in notturna. In notturna si può utilizzare a bassa intensità, mentre di giorno, che abbiamo bisogno di vederlo bene, lo teniamo alto. Sulla centralina abbiamo solo 2 pulsanti. Il tasto memoria, che ci serve per visualizzare l'ultimo avvisatore che ha suonato, in questo caso il verde, e la regolazione del volume. La regolazione del tono non c'è perché la centralina ripete esattamente le impostazioni dei toni degli avvisatori. Qui abbiamo il tasto per avere l'avviso sonoro a vibrazione o entrambi consecutivamente. Premendo il tasto memoria ci visualizza l'ultimo avvisatore che ha suonato. Un'altra peculiarità della centralina è che se suonano 2 avvisatori contemporaneamente si accende uno e l'altro, però uno rimane acceso più forte e l'altro più debole, quindi quello che ha suonato per ultimo rimane acceso forte. Il range utile della centralina è superiore ai 300 metri. Gli avvisatori sono dotati di una presa jack per collegare gli avvisatori visivi illuminati. In questo caso, a ogni abboccata, il LED del segnalatore visivo rimane acceso. Per ricaricare le batterie utilizziamo questa porta mini USB, praticamente la stessa che usiamo per gli MP3 o il navigatore dell'automobile. Lo possiamo caricare praticamente da qualunque alimentazione che possa darci i 5 volt dell'USB. Nel set viene fornito un adattatore per la rete 220 di casa e per l'accendisigari dell'automobile, in modo che abbiamo la possibilità di ricaricare le batterie in qualunque momento. Ci troviamo nell'angolo del terminale, nell'angolo degli accessori, negli angoli della minuteria. E per elencare le caratteristiche di questa minuteria partiamo prima dalle esche finte. Abbiamo esche tonde di un diametro che può essere un 16, ad esche sempre tonde ma con un profilo di solamente 10 mm, fino a delle vere e proprie esche simil byte, come i chicchi di mais, nei colori bianco, giallo, fucsia o arancione. Completano il quadro di queste esche sintetiche anche le Tiger Nut.
Fra gli accessori più interessanti della linea BTB8 bisogna sicuramente segnalare gli ami, e sono impeccabili proprio per presentazioni super leggere, diciamo di nuova concezione. Abbiamo ami di questo genere a gambo lungo curvo, adatte sia per una presentazione affondante, per una presentazione bilanciata e per una presentazione galleggiante. Invece, per quanto riguarda questo amo, ha una tenuta massima adattissimo proprio per pescare vicino agli ostacoli. Abbiamo gli ami rivestiti in PTFE, che è un particolare rivestimento che contribuisce a rendere più resistente l'amo e nello stesso tempo è molto più leggero. Anche gli ami non rivestiti sono estremamente affidabili, in quanto sono particolarmente appuntiti e poi abbiamo diverse forme che ci permettono di coprire tutte le situazioni di pesca, sia per l'utilizzo delle particle col gambo lungo, oppure come ad esempio questi già fatti con la D-rig già confezionato, che ci consentono di realizzare una montatura pop-up, il classico D-rig, diciamo, con anellino. Abbiamo anche l'amo classico da boilers, sia nella versione rivestito e invece sia nella versione normale. Poi abbiamo anche un amo di questo genere che ci consente di effettuare una presentazione estremamente mobile con l'anellino infilato sul gambo. Nel caso specifico si tratta dell'amo Turn Down. Questo particolare amo, con il gambo a schiena di maiale, ci permette un'estrema mobilità, un boccone che si presenta veramente mobile e quindi capace di ingannare anche le carpe più diffidenti. Altri accessori di facile utilizzo sono queste bait bands. Queste sono già predisposte per essere infilate sul gambo dell'amo, oppure queste invece fanno da raccordo sull'anellino. Abbiamo la possibilità di regare i nostri ami con fili di qualità ed estremamente affidabili, come questi inguainati, che si caratterizzano in quanto sono dei 35 libbre, oppure fili molto più morbidi, che sono dei veri e propri trecciati, fino ad arrivare a filati di questo genere che servono proprio per realizzare il classico cappello. Fra gli altri accessori importanti della linea BTB8 bisogna segnalare i leadcore già confezionati. Abbiamo questa versione, oppure abbiamo un'altra versione ancora più scura, a seconda della tipologia del fondale o del colore dell'acqua. Altrimenti abbiamo la possibilità di realizzare i leadcore con gli appositi aghi utilizzando questi fili specifici. Andavo a sottolineare che questa linea presenta anche dei terminali già confezionati di questo genere qua. Naturalmente abbiamo le apposite clip in questa versione a sgancio rapido, altrimenti abbiamo versioni di questo genere o un'altra variabile ancora con il ferrino, che ci consente di inserire un piombo che ha un attacco non molto largo. Tanti altri accessori completano questa vasta gamma, dagli stopper per il pellet, dagli stopper per boilers, agli stopper per pellet in questa versione. Per concludere possiamo dire tranquillamente che gli accessori BTB8 ci danno la possibilità di coprire tutte le situazioni di pesca, indipendentemente che si tratti di un lago, indipendentemente che si tratti di un fiume, indipendentemente che noi andiamo a pesca in un piccolo ambiente acquatico.